Quest'anno, visto che non avevo il tempo di mettere le canne, ho adottato un'altra tecnica per legare i pomodori. È una tecnica molto semplice e una tecnica definitiva, nel senso che una volta che abbiamo montato la struttura, se non serve spazio, possiamo lasciarla così montata praticamente per sempre e possiamo utilizzarla per altre colture, ad esempio le altre colture rampicanti, i fagioli e quant'altro, invece che utilizzare le reti. Vi parlo in questo video di come leggo i pomodori quest'anno con il fil di ferro e con i pali. Rieccoci sul canale. Allora, questa esigenza è nata quest'anno perché non ho avuto il tempo di montare le classiche canne a capanna. Non c'è stato verso, un po' il tempo, un po' il lavoro, quest'anno è andata così. Allora, avevo dei pali e altri li ho comprati. Questi qua sono a 2 metri. Sono pali di castagno, nulla di pregiato, costano 5 euro l'uno. Quindi in emergenza, ricordo di aver visto qualcosa tempo fa, anni fa forse, di chi li legava in questo modo, e allora mi è venuto in mente e l'ho fatto pure io. Quindi è il primo anno che lo provo. Sono partito con un fil di ferro a pochi centimetri dalla base, giusto per legare le piantine. Il fil di ferro non è scelto a caso, eh? Il fil di ferro è plastificato, quindi non si arrugginisce, a meno che non si rovini la plastica superiore quando tiriamo, ma io lo tiro a mano, quindi non creo danni. Questo filo qua dura molti anni. Quindi, dicevo, a pochi centimetri da terra ho fatto la prima fila e ho legato i pomodori. Poi l'altra l'ho fatto circa 20 centimetri. L'altro ha 15-20 centimetri. Adesso vedete, faccio questo video perché ho bisogno di legare un altro fil di ferro. Vedete che questa ormai è cresciuta e così tutta la fila. E quindi ho bisogno di ampliare e aumentare i punti di ancoraggio. I pomodori poi a loro volta li ho legati con del cordino naturale, raffia, quello che è. Così poi a fine stagione basta che lo taglio, lo lascio per terra, si decompone e non inquino. Vi faccio vedere solo brevemente la stesura del nuovo filo. Ovviamente qua di alta ingegneria non c'è nulla, eh. Però magari è un'idea, se non avete voglia o tempo di mettere le canne. L'altro metodo per legare i pomodori è quello col filo e lo sto utilizzando nell'altra parte del terreno. Vi lascio qui in evidenza il video dello scorso anno. Non mi ero trovato benissimo, però sempre per questioni di tempo ormai il filo ce l'avevo e lo utilizzo. Semplicemente fermo un capo da una parte. È un fil di ferro robusto, eh? Lo tendo con le mani semplicemente. E mannaggia, l'ho fatto un po' corto. Va bene, allora faremo un giro soltanto, non succede nulla, eh. Comunque, se si riescono a fare due giri è meglio, ovviamente. Ok, vi mostro una cosa, questa è un'altra fila e ho dei pali intermedi perché sennò la fila diventa troppo lunga e i fili di ferro non andavano bene. E ho messo dei pali circa 2 metri, 2 metri e mezzo. Allora a questo punto il fil di ferro lo faccio passare con un giro, vedete? Senza fermarlo, soltanto con un giro intorno al palo. E un'altra cosa che vi faccio vedere, soprattutto con le prime file, cosa ho fatto? Ho sostenuto il fil di ferro con dei pezzi di canna in modo tale che non andassero su e giù. Questo mi serve soprattutto per il vento e per il carico stesso della pianta. Quindi semplici canne intagliate, messe qui nel terreno e il fil di ferro, vedete, è molto stabile, non si muove, può reggere tutto il carico di questo mondo. Questo l'ho fatto per tutte le file, uno ogni 3-4 metri, insomma. Qui si vede un po' meglio. I pomodori che hanno sofferto molto la pioggia erano quelli più deboli, li ho poi aiutati con una canna, li ho legati a una canna e la stessa canna l'ho utilizzata per fermare il fil di ferro. Quindi insomma ho cercato di fare di necessità virtù. Ora sono tutti da legare, questo perché per una settimana non ci sono potuto venire qui tra lavoro e pioggia, quindi c'è un bel lavoro che mi aspetta. Ecco, magari se vi può servire questa mia esperienza. Se non la conoscevate, magari prendetene nota, salvatevi il video. Vi potrebbe essere utile perché davvero con quattro pali è una struttura poi, come vi dicevo, permanente, non si toglie più e la potete utilizzare per altre colture. Qui ad esempio poi ci possono venire i legumi, i rampicanti, ma anche semplicemente mettendo le colture invernali, anche se poi non si legano, comunque lo spazio c'è, i fili restano lì, non danno fastidio a nessuno. E ci ritroviamo il prossimo anno, quindi questo rientra in un'ottica di risparmio di tempo per l'orto futuro, insomma. Io, come voi che lavoro,
non ho il tempo tutti gli anni di rifare da zero e sto ottimizzando tutte le varie fasi anno dopo anno. Quest'anno ad esempio veramente per fare l'orto ci ho messo una settimana e non di più, e con queste strutture che ho fatto, con questi pali e con i fili di ferro, l'anno prossimo ci metterò sicuramente 2 giorni in meno, perché il più è fatto. Bene, è tutto per questo video, è stato un video breve, volevo solo farvi partecipi di questo mio nuovo metodo, nuovo per me ovviamente, di legatura dei pomodori. Vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete con i vostri amici se qualcuno ha questa esigenza qui. Ormai le coltivazioni di pomodori sono ben avviate, le strutture ovviamente le abbiamo tutti, però per il prossimo anno vi potrebbe essere utile un'idea in più. Vi auguro una buona giornata.